Buongiorno, come va? Bene, ok. Allora, cosa facciamo oggi? Oggi parliamo ancora un po' di dischi, in particolare vedremo subito come è possibile combinare più unità disco in modo da ottenere un sistema di memorizzazione secondaria più robusto agli errori e anche più efficiente. E poi faremo esercizi sempre sui dischi, ok? In preparazione anche per il compitino. Ok, allora avete sicuramente sentito parlare di RAID. Allora, RAID cosa significa? In effetti la connotazione che si dà attualmente a questo acronimo è Redundant Array of Independent Disk, quindi un array, un insieme, una sequenza di dischi indipendenti ridondanti, ok? Quindi si vuole porre l'accento sul fatto che si vuole memorizzare l'informazione in maniera affidabile e quindi si utilizzano più dispositivi di memorizzazione combinati insieme in modo che il guasto di un disco non comprometta il contenuto che si vuole memorizzare e tenere preservato nel tempo. In effetti, inizialmente lo scopo per cui era stato, uno dei scopi principali per cui era stato studiato questo tipo di combinazione di più dispositivi era quello di ottenere un sistema equivalente ad un unico hard disk molto capiente, ma molto costoso, sostituirlo con un insieme di dispositivi meno capienti ma più economici. Okay. E quindi vedete che la I sta per inexpensive, quindi non economico, okay? Non molto costoso. Allora, quando parliamo di RAID, in effetti facciamo riferimento a 7 livelli, da 0 a 6, però questi livelli non sono livelli gerarchici, quindi non implicano necessariamente una relazione di tipo gerarchica, ma bensì è una classificazione che è stata fatta con l'aggiunta di caratteristiche diverse e con prestazioni che vedremo che sono diverse. Non tutti questi livelli che sono stati proposti sono stati poi di fatto commercializzati. D'accordo? Quindi abbiamo detto l'idea qual è? Di avere un insieme di dischi fisici che sono visti però dal sistema operativo come un singolo dispositivo logico, ok? Così come vi ricordate quando abbiamo parlato di memoria centrale, abbiamo detto non necessariamente la RAM deve essere realizzata attraverso un unico chip, ma può essere ottenuta come la combinazione di più chip indipendenti fra di loro, ok? Quindi dal punto di vista logico, il sistema operativo vede un unico hard disk molto capiente. Dal punto di vista implementativo, questo unico hard disk è realizzato come la combinazione di più hard disk meno capienti. Okay? Di fatto, quindi, i dati che sono memorizzati all'interno di questo spazio logico sono distribuiti su più dispositivi fisici. E vedremo che, di fatto, quello che succede in un RAID, a parte il livello 0, che è quello di base che non permette la ridondanza dei dati, i dati sono tipicamente presenti in più dischi, oppure più che i dati, codici di correzione di errore. Okay? Allora, di fatto, appunto, lo scopo principale è quello di usare la capacità di memorizzazione ridondante per memorizzare informazioni sulla parità. Okay? Allora, la diversità rispetto a quello che abbiamo visto nel caso di memorie interne è che nel caso delle memorie interne abbiamo bisogno di identificare eventualmente qual è il bit che è stato modificato dalle nostre particelle alfa e quindi avere la possibilità di correggerlo. Di fatto qui vedremo che l'idea di memorizzare informazione sulla parità è analogo, però è semplificato dal fatto che quando si rompe un hard disk sapete qual è l'hard disk che si è rotto.
E quindi quello che bisogna fare è utilizzare le informazioni sulla parità per poter ricostruire i dati che eventualmente sono andati persi con la rottura di uno degli hard disk. Allora abbiamo detto la RAID livello 0 è quello proprio di base, che di fatto in questo caso non presenta nessuna ridondanza. Quindi essenzialmente l'idea è proprio quella di mettere insieme le capacità di memorizzazione dei singoli dispositivi, in modo da ottenere dal punto di vista logico un unico dispositivo la cui capacità è data dalla somma delle capacità dei singoli dispositivi di memorizzazione. Come sono memorizzati i dati all'interno di questo sistema? I dati sono distribuiti su tutti i dischi in strisce. Queste strisce sono poi assegnati attraverso una politica cosiddetta di round robin, quindi a volo d'uccello. Essenzialmente, qual è l'idea? Che si inizia a segnare una prima striscia ad un dispositivo, poi un'altra al secondo, poi al terzo, poi alla quarta. Quando i dispositivi sono finiti, si ritorna ad assegnare al primo dispositivo, come un uccello che fa i suoi voli in maniera circolare per recuperare del cibo. Di fatto questa distribuzione, che fatemi subito mostrare come avviene, quindi vedete qui sulla sinistra in questo grafico avete il disco logico così come lo vede il sistema operativo, suddiviso in queste varie strisce, e poi però ognuna di queste strisce vedete che è fisicamente collocata su un dispositivo diverso. Per cui con politica round robin, quindi si parte dalla striscia 0 che viene a essere assegnata al primo dispositivo di memorizzazione, quindi il primo disco di indirizzo 0, poi vedete la seconda striscia va sul secondo dispositivo, quindi il disco 1, la terza, la numero 2, va sul disco 2, la quarta, quindi la numero 3, va sul disco 3. Poi vedete che la quinta con indice 4 torna a essere assegnata al disco fisico 0, perché abbiamo a disposizione solo 4 dischi fisici. Quindi in questo modo i dati vengono a essere distribuiti su più dispositivi fisici e l'accesso, per esempio, a dati che coprono più strisce può anche avvenire in questo modo in maniera parallela. Se ad esempio dovete leggere i dati della striscia 0 e 1, in un normale disco avreste dovuto leggere i dati essenzialmente in sequenza, perché se avete un grosso volume di dati dovete insistere sempre sullo stesso disco. Poi vabbè, sappiamo che un grado di parallelismo nella memorizzazione è data da cilindro, dal concetto di cilindro, quindi potete distribuire i dati in un cilindro, ma se la quantità di dati che dovete accedere è ben superiore alla quantità di dati che un cilindro può contenere, dovete comunque accedere in sequenza ai vari cilindri che memorizzano tutti i dati. In questo modo, vedete, c'è un ulteriore livello di parallelismo perché se i dati a cui volete accedere coprono più strisce contigue, vedete che si possono accedere i dati in parallelo sui vari dispositivi fisici. Quindi, sì. Tipicamente vengono usati i dischi con la stessa quantità di memoria. Quello che succede, vedete che abbiamo una velocità accresciuta perché di fatto, siccome avete più dispositivi indipendenti, richieste multiple di dati rispetto ad un singolo dispositivo con capacità data dalla somma della capacità dei dispositivi indipendenti possono essere servite in parallelo anche da dischi diversi se i dati a cui si vuole accedere, delle varie richieste, sono
sono disposti su dischi diversi. Ovviamente, se i dati di due richieste risiedono nello stesso disco, bisogna necessariamente andare a scegliere quale richiesta servire prima e vedremo un esercizio proprio sulle politiche di gestione delle richieste e proseguire in parallelo con scusate, in sequenza con l'accesso. Se invece i dati sono memorizzati su dischi diversi, si può servire queste varie richieste in parallelo, indipendentemente su ogni disco fisico. Okay? Quindi le richieste multiple di dati hanno bassa probabilità di coinvolgere lo stesso disco. Questo è tanto più vero quanti più sono i dischi fisici che sono utilizzati. Quindi di fatto vedete, i dischi eseguono la ricerca dei settori in parallelo, sempre se ovviamente ci stiamo riferendo a dati distribuiti su più dischi. Quindi un insieme di dati ha alta probabilità di essere distribuita su più dischi e quindi di permettere una prestazione migliore. Okay? Però in questo caso, vedete, non c'è ridondanza nelle informazioni, nel senso che supponete si rompa il disco 1, tutti i dati che sono memorizzati nel disco 1 vengono a essere persi. Okay? Quindi questa distribuzione dei dati, vedremo, è comune a tutti i livelli, quindi il livello 0 è quello che la introduce e tutti i livelli successivi che servano questo tipo di assegnamento. Però non è prevista in questo schema nessun tipo di robustezza ai guasti. Quindi se uno dei dischi fisici si rompe, tutto il contenuto che è memorizzato in quel disco va perso. Invece uno degli scopi del RAID è proprio quello di cercare di andare a memorizzare i dati in maniera ridondante o, come vedremo, facendo copie dei dati stessi o attraverso la memorizzazione di codici di correzione di errore, in modo da poter recuperare i dati nel caso di rottura di uno e vedremo nell'ultimo livello addirittura anche di due dischi. Okay? Ovviamente bisogna pagare un prezzo. Qual è il prezzo da pagare? Come? Soldi. Perché ovviamente in questo caso vedete che riuscite a sfruttare tutta la capienza sommata dei singoli dischi fisici, ma se dobbiamo memorizzare i dati in più copie, ovviamente la quantità di memoria disponibile si dimezza se dobbiamo fare proprio una copia. Ugualmente, se invece di fare una copia, come vedremo, sarà bisogno di calcolare dei codici di parità, anche quelli occupano dello spazio. Ricordate la formuletta che abbiamo visto quando abbiamo parlato dei codici di correzione di Hamming, no? Per cui è vero che la quantità di bit da memorizzare decresce con l'aumentare del numero di dati che vogliamo codificare, però comunque una buona percentuale della memoria viene ad essere occupata da questi codici. Okay? Quindi non otteniamo la stessa quantità di memoria disponibile per l'utente come nel caso del livello 0. Okay? Quindi andiamo a vedere adesso in che modo sono stati, diciamo, pensate varie soluzioni al problema della robustezza e anche un pochino a come rendere efficiente l'accesso ai dati. Okay? Quindi il livello 1 RAID 1 esegue diciamo, mette in atto la soluzione più semplice per preservare i dati, cioè fa proprio delle copie dei dati. Okay? È per questo che i dati sono chiamati mirrored, cioè a specchio, nel senso che si fa proprio una copia dei dati stessi. Quindi ad un hard disk che contiene dei dati corrisponde un hard disk specchio che contiene esattamente lo stesso contenuto del primo disco. Okay? Quindi si utilizza sempre questo schema di distribuzione dei dati, però per ognuno dei dischi che qui vediamo, disco 0, disco 1, disco 2, disco 3, se ne fa una replica. Quindi abbiamo altri quattro dischi che replicano esattamente le stesse informazioni.
Quindi i dati sono distribuiti su più dischi, però abbiamo due copie dei dati su dischi separati. Quindi lettura e scrittura devono essere eseguiti sempre sui due dischi. Cosa significa questo? Che per la lettura, secondo voi, cosa succede? Bisogna leggere necessariamente tutti e due, oppure il primo che risponde si prende l'informazione da lì? Primo che risponde. E la scrittura? La scrittura bisogna scrivere su tutti e due, no? Quindi capite che c'è anche questa complicazione dal punto di vista della gestione. Okay? Quindi, da un certo punto di vista, la lettura potrebbe anche essere più efficiente perché il primo disco che risponde subito si prende il dato, però quando si scrive dobbiamo garantire la coerenza del contenuto dei dati su dischi corrispondenti. Okay? Allora, il recupero da guasto dell'informazione è semplice perché se si rompe un hard disk abbiamo l'altro che ha tutto il contenuto, d'accordo? Quindi senza diciamo interrompere il funzionamento del sistema, a meno che non vogliate essere super sicuri che non succeda nulla nel frattempo, perché come avevamo detto la probabilità nel caso delle particelle alfa che un bit venga a essere modificato è bassa. La probabilità che due bit vengano a essere modificati è ancora più bassa e così via. Quindi se avete un certo numero di hard disk, a meno che non ci sia un problema strutturale che vi fulmina tutti gli hard disk o la maggior parte in un solo colpo, tipicamente c'è un hard disk che si rompe e poi la probabilità che dopo poco si rompa anche l'altro, ripeto, a meno che non ci sia un problema strutturale, è abbastanza bassa, per cui potete, come gestori del sistema, decidere o di bloccare tutti i dati che sono rimasti nell'unico disco corrispondente sano solo in lettura, quindi non modificate il contenuto e quindi mentre aspettate di sostituire l'altro disco siete sicuri che diciamo beh, è lo stesso, però rischiate comunque di perdere i dati. Però se avete poi una backup sul nastro, siete sicuri di preservare tutta l'informazione. Oppure quello che potete fare è fermare tutto il sistema, sostituire il disco malfunzionante, ricopiare i contenuti del disco rimasto in vita, che è rimasto da solo, e far ripartire il sistema. Oppure, se siete confidenti che gli altri hard disk siano diciamo abbastanza affidabili ancora, potete continuare a usare il sistema e appena possibile sostituite l'hard disk rotto. Okay? Ovviamente correte un rischio perché se poi si rompe l'unico hard disk che ha i dati singoli, perdete tutti i dati di quell'hard disk. Okay? Quindi di fatto se andate avanti comunque con l'utilizzo non avete nessun tempo di inattività per riparazioni, okay? Perché fate comunque andare avanti il sistema e cercate prima possibile di sostituire l'hard disk che è venuto a essere, diciamo che si è rotto. Qual è il problema in questo caso? Il costo, ok? Perché? Perché dobbiamo replicare l'informazione su un altro disco. Quindi abbiamo bisogno del doppio dello spazio di memorizzazione rispetto a quello che è visibile all'utente. Okay? Quindi l'affidabilità è garantita. Notate che si possono rompere anche più dischi in questo caso e l'informazione viene a essere preservata. Ovviamente se si rompono due dischi che corrispondono proprio allo stesso insieme di dati, perdete dati, però anche la probabilità che siano esattamente quei due è più bassa piuttosto che se ne rompano due su insiemi diversi di dati. Okay? Quindi dal punto di vista dell'affidabilità è sicuramente una soluzione valida, però è costosa. Okay? Il livello 2, che però non è commercializzato, cosa fa?
si focalizza da una parte, come vedremo, nel ridurre la quantità di dischi che servono per garantire la robustezza del sistema, quindi l'affidabilità del sistema, dall'altra cerca anche di portare un po' agli estremi la possibilità di sfruttare al meglio il parallelismo dato dai vari dischi fisici che sono resi disponibili. Come fa questo? Lo fa andando però a richiedere che tutti i dischi siano sincronizzati tra di loro. Okay? Questo permette quindi un accesso parallelo, in modo che la testina di ciascun disco si trovi sulla stessa posizione su ogni disco. Okay? Questo di fatto permette di aumentare il livello di parallelismo, facendo riferimento però a questo punto, essendo tutte le testine sincronizzate, ad unità di informazioni piccole, okay? Quindi non un'intera striscia, ma ad esempio singoli settori. O addirittura, nel caso, scusate, due è proprio a livello di singolo byte o parola, okay? Quindi è effettivamente al livello più basso. Vedremo che c'è poi un altro livello dove la quantità di dati a cui si fa riferimento è maggiore. Nel caso del livello 2 effettivamente è singolo byte o parola. Come si risolve il problema di riduzione del numero di dischi da utilizzare per garantire l'affidabilità? Affidandosi appunto a codici di correzione degli errori che a questo punto sono calcolati tra bit corrispondenti sui vari dischi. Ok? Quindi dischi a parità multipla memorizzano questi codici di correzione di Hamming in posizioni corrispondenti. Questo permette di avere molta ridondanza, però di nuovo abbiamo una soluzione che è costosa e tipicamente non utilizzata soprattutto a causa della richiesta di sincronizzazione sui singoli dischi. Ok? Qui vedete messi a confronto i livelli 0, 1 e 2 di cui abbiamo parlato finora. Quindi nel livello 0 c'è solo la distribuzione dell'informazione, quindi delle strisce tra i vari dispositivi. Nel livello 1 vedete che essenzialmente non si fa altro che replicare per due volte lo schema del livello 0, quindi andiamo a creare proprio una copia a specchio della soluzione proposta dal livello 0. Nel caso del livello 2, vedete che, per esempio, se avete 4 dischi fisici per memorizzare i dati, avete il livello di memorizzazione molto fine, ad esempio il byte 0, byte 1, byte 2, byte 4. Tutte le testine dei vari dischi si richiede siano sincronizzate fra di loro e così come abbiamo visto nel caso dei codici di correzione di errore per le memorie interne, per 4 bit avete bisogno di 3 bit di controllo, vi ricordate? E quindi vedete i tre dischi in grigio che contengono proprio questo tipo di informazione. Okay? Quindi codice di correzione. Corrispondenti andando a prendere bit a bit i vari byte che risiedono nei quattro dischi. Okay? Quindi in questo modo vedete abbiamo ridotto perlomeno di un disco la necessità di capienza di memorizzazione da parte dei vari dischi indipendenti. La caratteristica del livello 2 che lo rende difficile poi da commercializzare è il fatto di avere questa richiesta di sincronizzazione tra i vari dischi, che a questo punto non sono più indipendenti tra di loro, quindi non potete assemblare dischi che sono, diciamo, dischi da soli, forniscono una soluzione, ma c'è bisogno di avere anche un controllo fine del, diciamo, comportamento dei vari, dischi. Però vedete comunque, sì, abbiamo bisogno in questo caso di tre dischi, se
Se avessimo avuto 8 dischi dati, bastavano 4 dischi per il codice di correzione, okay? Perché vale sempre la formuletta che abbiamo visto quando abbiamo parlato di codici di Hamming. Okay? Quindi all'aumentare del numero di dischi che contengono i dati, diciamo, l'incremento di dischi per i codici di controllo è logaritmico, essenzialmente. Okay? Oh, il livello 3 cosa fa? È simile al RAID 2, però abbiamo un solo disco ridondante indipendentemente dal numero di dischi presenti nell'array, e questo poi lo discutiamo un attimino, ve l'ho già essenzialmente anticipato perché essenzialmente ha un semplice bit di parità per ogni insieme corrispondente di bit. Quindi di fatto i dati presenti su un disco difettoso possono essere ricostruiti a partire dai dati sui dischi rimanenti e dalle informazioni sulla parità. Okay? E di fatto questo permette anche una velocità di trasferimento molto alta. Allora, domanda: perché basta un semplice bit di parità per ogni insieme corrispondente di bit? Perché non dobbiamo necessariamente usare un codice di correzione di Hamming? Vi ho già detto perché, vediamo se ve lo ricordate. Ah, nessuno lo sa! Perché è sufficiente solo bit di parità? No, cioè perché basta un solo disco dove vado a riportare la parità? Allora, forse non avete capito bene com'è lo schema. Qui vedete dunque 4, eccolo. Questo è il livello 3. Vedete che abbiamo sempre i vari byte che sono memorizzati nei dischi dati, e questa volta abbiamo un unico disco, dove andiamo a riportare qui la parità bit a bit che otteniamo sui vari byte dei vari dischi. Esatto, perché vi ripeto, quando abbiamo affrontato il problema della memorizzazione e affidabilità delle memorie interne, cosa abbiamo detto? Che non sappiamo qual è il bit dove eventualmente c'è stato l'errore. Ok? Quindi il codice correzione di Hamming è in grado di identificare qual è il bit e quindi di correggerlo. In questo caso, se si compra un disco, sappiamo esattamente qual è il byte che abbiamo perso, d'accordo? E quindi utilizzando i valori dei bit degli altri byte più l'informazione di parità, siamo in grado di ricostruire il byte, quindi diciamo, i dati persi nel disco che si è rotto. Quindi il compito è più facile, sappiamo già qual è l'insieme di bit che dobbiamo ricostruire. Bravo, certo, quindi in questo sistema l'affidabilità è limitata alla rottura di un singolo disco. Se si rompono due dischi siamo spacciati perché l'informazione di parità non ci aiuta più. Okay? Si può anche rompere il disco della parità e a quel punto, vabbè. Semplicemente continuiamo a cedere i dati finché non ricostruiamo il disco di parità. Okay? Quindi la differenza rispetto ai codici correzione di Hamming è che sappiamo esattamente qual è l'insieme di dati che dobbiamo ricostruire, per cui l'informazione sulla parità è sufficiente. Invece, nel caso delle memorie interne, non sappiamo qual è il bit, per cui essenzialmente il codice di Hamming vi permette, nel caso sempre che ci sia stata un'unica modifica di un bit, di identificare qual è il bit. Siccome avete solo due valori, sapete che basta invertire il valore. Okay? In questo caso, invece, perdete proprio il valore del bit, però, siccome avete l'informazione di parità, lo potete ricostruire, sempre nel caso di guasto di un singolo disco. Okay. Sì. Allora, cioè, se hai qua un byte, qua un altro, qui un altro e qui un altro, quindi qui hai un byte, eh?
questo è considerato byte, è un byte però, abbiamo detto byte o parola. Ok? Quindi supponi che questo sia un byte, questo, supponi che questa qui sia una parola che viene distribuita su i vari dischi. Ok? Poi te prendi, per esempio, il bit più significativo di ognuno di questi byte, calcoli la parità e lo riporti come bit più significativo del byte di parità. E ripeti questa procedura sui vari bit dei byte. A questo punto, se perdi un byte, sai ricostruire quel byte a partire da informazioni sulla parità. Ok? Notate anche che in questo caso, quando io vado a modificare il contenuto di questi byte, devo accedere a questo disco per effettuare la modifica. Okay? Per cui questo è anche un problema, nel senso che questo disco è quello che viene ad essere coinvolto maggiormente nel caso di lettura, ma soprattutto di scrittura. Ok? E quindi è essenzialmente un collo di bottiglia. Rispetto al livello 2 ha il vantaggio che è un solo disco, mentre nel caso del livello 2 avete più dischi, e quindi se uno è un collo di bottiglia, anche l'altro lo è, perché dovete aggiornare sempre il contenuto di tutti e tre i dischi. Per cui sicuramente questa soluzione, oltre ad avere il problema di sincronizzazione delle testine, crea appunto il problema che bisogna che siano aggiornati sempre simultaneamente tutti i tre dischi. Okay? Quindi rispetto al livello 2 permette una velocità di trasferimento molto alta e riduce anche il numero di dischi da utilizzare per la parità, in questo caso un solo disco. Okay? Ricordatevi invece il livello 1 che fa delle copie, quindi lì si doveva raddoppiare la quantità di memoria necessaria. Di fatto però, di nuovo, non è che risolviamo tutto con questo sistema, perché? Perché vi ho fatto capire che diventa un collo di bottiglia il disco di parità e poi rimane comunque il problema di questa sincronizzazione tra le varie testine dei vari dischi, che di fatto quindi non sono indipendenti. Okay? E questo è un problema perché se si rompe un disco, comunque dovete, quando inserite un nuovo disco, garantire questa sincronizzazione. Okay? Quindi il RAID 4, che è il livello successivo al 3, riguadagna l'indipendenza. Okay? Quindi con il livello 0 e il livello 1 avevamo che ogni disco era indipendente. Con il livello 2 e il livello 3 invece abbiamo che i dischi devono essere coordinati, sincronizzati fra di loro, quindi si perde l'indipendenza. Il livello 3 semplifica diciamo, la parità del livello 2 che invece richiede codici di correzione di Hamming, e quindi di fatto con il livello 4 si ritorna a una situazione in cui ogni disco fisico è indipendente dall'altro. E quindi questo, da un punto di vista teorico, permette di avere altri, diciamo, ottimo per altri ritmi di richieste di input-output, perché altrimenti, diciamo, avete con la sincronizzazione come se, fosse un unico disco con più piatti che invece di essere tutti distribuiti sullo stesso asse, sono distribuiti su assi diversi. Però la sincronizzazione deve essere massima. Okay? Si torna anche a una unità di informazione ampia, questo perché, cioè il motivo per cui si era andati a un livello di informazione, una unità di informazione molto piccola, era perché appunto l'idea di sincronizzare tutte le testine permettesse di vedere effettivamente questi vari dispositivi come parte di un unico dispositivo di memorizzazione, con tutti però i vincoli che poi si porta dietro questa scelta. Quindi abbiamo detto, torniamo ad avere le nostre strisce, diciamo, manteniamo l'idea della parità bit a bit calcolata tra unità di informazione per ogni disco, come succede nel livello 3, e questa informazione è memorizzata su un disco di parità ad hoc, il parity disk. Quindi essenzialmente come il livello 3,
solo che rinunciamo alla sincronizzazione delle testine dei vari dispositivi e possiamo quindi trattare una quantità di informazione più ampia. Per cui vedete che lo schema del livello 4 di fatto è uguale a quella del livello 3, dove torniamo a parlare a questo punto, vedete, di blocchi, okay? Quindi una quantità di informazione maggiore. Rimane comunque il problema che vi dicevo prima, cioè il fatto che il disco che memorizza la parità, vedete, diventa un collo di bottiglia, perché qualunque accesso andate a fare o soprattutto in scrittura o in lettura in scrittura, ma soprattutto in scrittura, vi porta a un accesso sicuro sul disco di parità. Che vedete, se per esempio devo accedere al blocco 1 in scrittura, devo quindi di fatto vado a modificare il valore dei bit e allora la parità deve essere modificata. Adesso per modificare la parità non c'è bisogno di accedere a tutti i dischi se si sa qual è il valore che si sta modificando, okay? Quindi si può agire direttamente su questo disco, però questo disco comunque in ogni caso deve andare a essere coinvolto in tante operazioni. Okay? È il motivo per cui non è commercializzato. Okay? Si può fare meglio di questo e il livello 5 fa una furbata, cioè come il livello 4, però la parità viene distribuita su tutti i dischi, ok? Quindi non viene concentrata su un unico disco, ma viene a essere distribuita anche lei come se fosse un ulteriore dato sui vari dischi. Di nuovo con una politica round robin, quindi a volo di uccello. Ok? Quindi l'allocazione round robin per la parità ha il pregio di evitare il collo di bottiglia del disco di parità. Okay? Andiamo a vedere subito una rappresentazione grafica, così vi rendete conto. Vedete che nel RAID 5 la parità dei blocchi 4-7 non è più sull'ultimo disco, ma è sul penultimo disco e si memorizza invece l'informazione che prima era sul penultimo disco, sull'ultimo disco. Okay? In questo modo si evita di andare a concentrare tutte le informazioni di parità sullo stesso disco. Okay? Quindi accessi diversi in scrittura tipicamente richiederanno il coinvolgimento di dischi diversi. Okay? E quindi di fatto questo evita l'accumularsi di richieste in coda a causa del fatto che il dispositivo è impegnato a servire un'altra richiesta, perlomeno la riduce. Okay? Quindi in questo modo vedete la distribuzione sempre round robin della informazione di parità. È usato questo livello molto e comunemente sui server di rete, okay? Dove c'è una alta richiesta di input-output. Okay? Di nuovo qui quanti dischi si possono rompere? Uno. Okay? Se si rompe un disco, riuscite a ricostruire l'altra informazione. Se se ne rompono due, invece siete spacciati, per non parlare di tre o di più. Okay? Il RAID 6 cosa fa? Cerca di aumentare il livello di affidabilità, quindi di permettere la rottura fino a due dischi. Okay? Come fa? Di fatto effettua il calcolo di parità tramite due metodi distinti, li memorizza in blocchi separati su dischi differenti. In questo modo, se l'utente richiede la capacità totale di n dischi, ne occorrono n più 2, mentre nel livello 5 era n più 1, però si può rompere solo un unico disco. In questo caso, siccome avete due informazioni di parità distribuite su più dischi, avete bisogno di due dischi, quindi avete un'alta affidabilità sui dati, quindi per perdere i dati devono guastarsi tre dischi. Perché fino a guasto di due dischi ve la cavate.
con tre dischi invece rischiate di perdere informazione. Qual è diciamo, il prezzo da pagare oltre al fatto di utilizzare un disco in più? Che la scrittura diventa molto più lenta. Perché? Perché avete due informazioni di parità che devono essere aggiornate sui corrispondenti dischi su cui è stata assegnata la parità. Quindi qui vedete in basso lo schema per il livello 6. Okay? Quindi vedete, avete P e Q e la informazione di parità di P e Q per blocchi diversi è distribuita su dischi diversi. Quindi, per esempio, se considerate il penultimo disco, vedete, questo contiene informazioni di parità P e Q, ma su blocchi diversi, quindi 0, 3, 4, 7. Okay? Quindi quello che non deve succedere è che sullo stesso disco ci sia la stessa informazione di parità relativa agli stessi blocchi. Okay? In questo modo, se si rompono due dischi, riuscite a utilizzare l'informazione o di P o di Q per recuperare il contenuto dei dati. Okay? Avete domande su quello che abbiamo visto finora? Ok, quindi avete visto come di nuovo organizzando più dispositivi in modo opportuno si riesce a garantire una funzionalità a livello logico. Okay? Quindi abbiamo visto che combinando più dispositivi fisici si riesce a aumentare l'affidabilità della memorizzazione dei dati e in alcuni casi spesso anche la velocità di accesso all'informazione. Perché? Perché avendo più dischi indipendenti riuscite ad accedere indipendentemente a dati che sono distribuiti su dischi diversi. Ok? Ok, allora facciamo la pausa e poi facciamo esercizi. Ok, allora adesso vedremo esercizi su dischi magnetici. Vi do un bel colpo iniziale, così vi preoccupate e vi preoccupate di studiare bene in modo da capire cosa fare. Ok? Allora, guardate un po' con attenzione questo testo. Si supponga di sapere che per trasferire 64 KB di dati da un dato disco rigido occorre un tempo totale di circa 9,72, 85, 71 millisecondi. Allora avete già capito che vi farò usare la calcolatrice durante il compito, ok? E che ci saranno anche magari un po' di errori di approssimazione, quindi dovete gestire anche quello. Questo di fatto senza contare l'attesa che il dispositivo e uno dei suoi canali sia libero. Quindi a cosa mi faccio riferimento? Vi ricordate quando abbiamo parlato dell'accesso delle informazioni su un disco? Abbiamo detto che ci sono vari fattori che lo influenzano. Adesso vado un attimino indietro. Qui. Quindi noi in particolare abbiamo visto le formule per caratterizzare il tempo medio di seek, il tempo medio di latenza, quindi del delay, e per il trasferimento dei dati. Vi ricordate con queste formulette? Andiamo un attimo indietro, vediamo se le recupero. Ricordate? Quindi per risolvere l'esercizio che stiamo vedendo dovete fare riferimento a queste formule. In particolare il tempo di posizionamento, vi ricordate che è detto il seek time in inglese, è una caratteristica del dispositivo. Quindi nei vari esercizi o vi darò tutte le altre informazioni e quindi da lì dovete risalire al tempo di posizionamento, oppure il tempo di posizionamento vi viene dato. Ok? Quindi non è che c'è da fare tanti calcoli, quindi o dovete fare calcoli per risalire indirettamente al tempo di posizionamento, oppure il tempo di posizionamento è uno dei dati dell'esercizio. La latenza invece la dovete calcolare, la calcolate in funzione della
velocità di rotazione del disco. Okay? Quindi vi ricordate che appunto tipicamente voi avete l'informazione sulla velocità di rotazione del disco in termini di rotazioni per minuto, quindi dovete fare riportare la rotazione in millisecondi, quindi potete ad esempio da qui ricavare il numero di rotazioni per secondo, quindi 1 diviso il numero di giri al secondo vi dice quanti quanti frazioni di secondo, quindi deve essere poi riportato in millesimi, il disco impiega, e poi sapete che la latenza è metà di quel valore, no? Perché è il valore atteso, abbiamo detto, quando parte il treno e voi arrivate giusto in tempo per prenderlo, quando dovete aspettare un po', quando invece il treno è appena partito e non riuscite a prenderlo. Quindi si fa una media su tutte queste possibilità. E poi abbiamo il tempo di trasferimento, che si ottiene attraverso questa formuletta, sempre a patto che il numero di byte da trasferire coinvolga una singola traccia, ok? Quindi faremo sempre, vi avevo già anticipato quelle ipotesi, per evitare complicazioni eccessive. La velocità di rotazione, però attenzione, è in secondi, ok? Comunque adesso io vi ricorderò la formula da utilizzare, quindi recuperate questa informazione per risolvere gli esercizi che vedremo adesso, e poi nel testo appunto si fa riferimento proprio a queste tre quantità e non si considera il tempo di attesa per il dispositivo o per un suo canale, okay? Quindi quella frase vuol dire che trascuriamo questi tempi di attesa, okay? E invece andiamo a focalizzarci su il SIC, Rotational Delay, quindi il tempo di posizionamento, la latenza e il tempo di trasferimento dei dati. Okay? Quindi torniamo sull'esercizio. Quindi vedete che qui cosa si dice? Supponiamo di sapere che per trasferire 64 KB, quindi abbiamo una quantità di informazioni da trasferire, di dati, da un dato disco rigido, occorre un tempo totale di circa 9,728571 millisecondi, quindi questa quantità è la somma del tempo di posizionamento, del tempo di latenza e del tempo di trasferimento vero e proprio di dati. Ovviamente qui parliamo sempre di valori attesi, quindi questo valore qui è un valore atteso, ok? Quindi posizionamento in casi specifici non è sempre la stessa quantità di tempo, perché dipende dove si trova la testina nel momento in cui viene fatta la richiesta. Se il dato su cui i dati che bisogna trasferire si trovano sulla traccia dove si trova già la testina, il tempo di posizionamento è 0, ok? Se invece si trova la testina in fondo, quindi vicino all'asse, e i dati sulla traccia più esterna, bisogna spostare la testina dall'interno fino all'esterno, ok? Per cui il tempo di posizionamento è comunque una media dei vari spostamenti che bisogna fare, ok? Quindi qui parliamo, quando dico occorre un tempo totale di circa questa quantità di millisecondi, facciamo un riferimento che in media serve quella quantità, ok? Allora, cosa sappiamo? Sappiamo che il disco possiede 524.288 tracce, che ogni settore memorizza 512 byte, che il tempo medio di posizionamento della testina è 0,8 millisecondi, vedete, vi viene dato il tempo di posizionamento, che la velocità di rotazione del disco è di 4200 giri per minuto. Cosa si richiede? Di calcolare il numero totale di byte che il disco può memorizzare. Ok? Quindi
il motivo per cui viene dato la dimensione del settore, più che altro è per essere sicuri che non avete fatto errori di arrotondamento, ok? Perché potreste risolvere questo problema anche senza avere questa specifica informazione. L'aiuto che io vi do, ma poi adesso vado avanti, ma poi ritorno sul testo e copiatevela subito, è che vi ricordo che il tempo di trasferimento in millisecondi è dato dalla formula che avevamo visto prima. Perché in millisecondi qua vedete che si moltiplica tutto per 1000, ok? Mentre nella formula che avevamo visto prima non c'era questo per 1000, ok? Però ricordatevi che R è la velocità di rotazione per secondo, ok? N è la quantità di byte per traccia e B è la quantità di byte da trasferire. Ok? Quindi ricopiatevi se non l'avete già questa formula. Notate che R è la velocità di rotazione, non la latenza, per cui non fate confusione, perché la latenza è, dovete dividere per 2 il tempo di rotazione. Ok? Torno indietro. Quindi questi sono i vostri dati. Sapete il tempo totale, sapete quante tracce il disco possiede, sapete quant'è la quantità di byte che memorizza ogni settore, sapete qual è il tempo medio di posizionamento della testina, sapete la velocità di rotazione del disco e quindi dovete dire quante sono. Quanti sono i byte che possono essere memorizzati nel vostro disco? Vi sembra una richiesta assurda? No? Ok, bene, già questo è un primo passo. Quindi dal tempo risalite alla quantità di informazione, ok? Quindi pensateci un po', come al solito io passo fra i banchi, quindi se avete domande me le fate, ok? Allora ripeto, il motivo per cui vi dico quanti byte sono contenuti in un settore è perché a questo punto sapete che una traccia contiene una quantità di byte che è un multiplo di 512, ok? Quindi quando fate i conti, poi se questa condizione non è soddisfatta, dovete arrotondare al multiplo più vicino, ok? Allora, visto che questo è il primo esercizio di questo tipo, vi faccio vedere la soluzione e poi vedremo altri esercizi in modo che vi orientate un po', perché vedo che alcuni sono arrivati già ad una ipotesi di soluzione, altri invece sono ancora un po' in difficoltà. Ok, allora, soluzione. Cosa sappiamo? Sappiamo che il tempo di SIC è 0,8 millisecondi. La latenza la possiamo calcolare con quella formuletta. Essenzialmente, cosa vuol dire questa formula? Vedete, qui abbiamo 4200 giri per minuto. Per sapere quanti sono i giri per secondo, dividiamo per 60, ok? Quindi il risultato ci dà le rotazioni al secondo, quindi 1 diviso rotazioni al secondo ci dice in quante frazioni di secondo si effettua un giro. E siccome vogliamo esprimere tutto in millisecondi, moltiplichiamo per 1000. State attenti sempre alle unità di misura, ok? Poi dividiamo per 2 per ottenere la latenza. Quindi se avete fatto bene i conti vi dovrebbe venire fuori 7,1428,57. Vi torna? Chi no? Chi ha detto no? Cos'è che secondo te è sbagliato? Ok, quindi ripeto, cosa si fa? Si parte dal numero di giri per minuto, dividete per 60 oppure sì. Questo è un modo, potete anche fare direttamente la divisione per il numero di secondi totali. Comunque, numero di giri per minuto diviso 60, ottenete numero di rotazioni al secondo. 1 su quella quantità vi dice quanto tempo impiega un giro.
Se moltiplicate per 1000 esprimete tutto in millisecondi. La latenza è metà di quel valore, ok? E quindi in questo caso particolare abbiamo 7,14,28,57. Cosa sappiamo anche? Che il tempo totale di trasferimento è dato dalla somma del tempo di SIC, quindi di posizionamento, più tempo di latenza più il tempo di trasferimento, perché abbiamo detto stiamo trascurando il tempo di disponibilità del dispositivo e di un suo canale, ok? Era detto subito. Quindi da questo fatto vedete che conosciamo il tempo di SIC, conosciamo il tempo di latenza, conosciamo il tempo totale, possiamo ricavare il tempo di trasferimento, ok? Quindi il tempo di trasferimento in millisecondi è dato dalla semplice formula che abbiamo visto prima. Però questa formula, vedete, la dobbiamo usare in modo diverso. Perché? Perché il tempo di trasferimento lo possiamo ricavare da questa equazione qui, perché conosciamo il tempo totale di trasferimento, conosciamo il tempo di SIC, conosciamo il tempo di latenza, quindi ci possiamo calcolare per differenza il tempo di trasferimento dei dati. Quindi questo dato lo conosciamo, quanti byte trasferire lo conosciamo. La velocità di rotazione la conosciamo perché sappiamo che sono 4200 giri al minuto. Non conosciamo n, perché n è il numero di byte per traccia, ma sappiamo quante tracce contiene il disco. Quindi, se andiamo a esprimere questa equazione in modo da ricavare il numero di byte per traccia, moltiplicando per il numero di tracce, otteniamo la capacità totale del disco. Ok? Quindi si può risalire al numero di byte per traccia con la seguente formula. Quindi qui non faccio altro che moltiplicare per n a destra e a sinistra e dividere per il tempo di trasferimento a destra e a sinistra. Quindi vedete, n è uguale al numero di byte da trasferire diviso la velocità di rotazione espressa in secondi e il tempo totale, il tempo di trasferimento, tutto moltiplicato per 1000 perché voglio esprimere tutto in millisecondi. Ok? Allora il tempo di trasferimento dei byte è dato dal tempo totale di trasferimento meno il tempo di SIC meno il tempo di latenza, per cui è circa 9,72857. 71 meno 0,8 meno 7,142857 viene fuori 1,785714. Ritorna a meno di arrotondamenti diversi. Ok? Quindi questo valore qui lo posso sostituire all'interno della mia formula. Ok? Qua. Questo lo conosco, questo anche, quindi vedete che n di fatto, andando a fare tutte le sostituzioni, è 5.000, scusate, 524.288. Poiché il disco possiede 524.288 tracce, sia una capacità totale di memorizzazione di 524.288 per 524.288, che è equivalente a 256 gigabyte. Ok? Questa quantità qui sapete dal dato che vi era stato dato che è un multiplo di 512. Okay? Perché? Perché nel testo vedete che ogni settore memorizza 512 byte. Quindi se avete fatto un'approssimazione diversa, il risultato di questa formula qui vi verrà qualcosa magari di non esattamente uguale a questo numero. Ok? Però, siccome voi sapevate che la quantità di byte che è memorizzata in una traccia è un multiplo di 512, potevate diciamo, aggiustare il vostro valore
al numero intero più vicino, che è un multiplo di 512. Okay? Quindi quell'informazione che ho dato in più è per diciamo, compensare eventuali approssimazioni che avevate introdotto con l'arrotondamento. E la formula per trovare il tipo di trasferimento, moltiplichiamo per 1000. Sì. Per trovare i Sì. Se io ho già arrivato il trasferimento sapendo che non sale, se l'ho già in secondi. No, ma c'è la rotazione che è in secondi. Quindi è per quello che devi o vai a esprimere la rotazione in millisecondi, allora già sei in millisecondi, quindi quello serve per riportare tutte le unità di misura in maniera corretta. Altre domande? Qui forse c'era una domanda. Avete altre domande? Va bene, quindi vedete come utilizzando quelle poche informazioni che abbiamo si riesce a risolvere. Adesso vi presento un esercizio che vi introduce anche un minimo di informazione in più, perché quello che non abbiamo discusso è in che modo, qual è la politica di gestione di richieste multiple da parte del disco, ok? Quindi quello che andremo a vedere è la definizione di una serie di politiche e l'esercizio consisterà nel capire qual è la politica che per la particolare sequenza di richieste che prenderemo in considerazione è la più efficace. Okay? Perché finora abbiamo parlato di tempo di accesso ai dati, di trasferimento dati relativamente a una sola richiesta, però quello che tipicamente succede è che al dispositivo possono arrivare più richieste, mentre si sta servendo una richiesta che impiega il suo tempo, la CPU è veloce e quindi potrebbe inviare più richieste di accesso al disco. Quindi il disco ovviamente si memorizza queste richieste mentre sta servendo una richiesta e poi deve decidere come servire le ulteriori richieste. La soluzione che viene in mente prima è la prima richiesta che è arrivata, è la prima ad essere servita, però vedremo che questo non permette l'utilizzo efficiente ed efficace del dispositivo. Okay? E lo facciamo con questo esercizio in modo che vi rendiate conto proprio su dei dati concreti di questo aspetto. Quindi questo esercizio cosa dice? La struttura dell'informazione memorizzata su un disco è organizzata in cilindri e settori. Si considerino i seguenti tre principali algoritmi di selezione della prossima ricerca di cilindro. La first come, first served, cioè le richieste di posizionamento della testina sul cilindro sono servite nell'ordine di arrivo, senza nessun riordinamento. Shortest seek first, cosa fa questa politica? La prossima richiesta da servire è la più vicina al cilindro corrente tra quelle in attesa. E l'altra politica è l'elevator algorithm. Sapete cos'è l'elevator? È l'ascensore, ok? Quindi la testina avanza o retrocede verso il cilindro più vicino senza mai cambiare direzione fino a quando esistano richieste pendenti in quella direzione. Non so se siete venuti in Torre Archimede, dove ci sono gli ascensori, e esattamente è l'algoritmo che usa l'ascensore. Quindi dipendentemente dal piano dove siete, voi fate una richiesta o di salire di piano o di scendere, e l'ascensore cosa fa? Se per esempio sta salendo, serve prima tutte le richieste in salita, quando arriva all'ultimo piano servito e non ci sono altre richieste di salire ancora o è l'ultimo piano, inizia la discesa e con la discesa serve le richieste in discesa. Questo è il motivo, se non vi eravate accorti, per cui magari siete al secondo piano, chiedete di scendere, l'ascensore però è in salita, passa dal secondo piano, vi fa bye bye e va su. Perché? Perché c'è qualche altra richiesta di andare su. Solo quando ha servito tutte le richieste
in salita, inizia a scendere e quindi si ferma al secondo piano per portarvi giù. Okay? E infatti nel, diciamo, chiamare l'ascensore potete scegliere se andare in su, il tasto che va in su, oppure quello che va in giù. Okay? Qual è il motivo secondo voi per cui l'ascensore si comporta in questo modo? Cosa dite? Come? Efficienza in che senso? Allora, l'ascensore è un oggetto molto pesante per la durabilità, quindi potresti declinare in maniera più articolata il concetto di durabilità? Esatto, quindi siccome l'ascensore è molto pesante e porta anche carichi pesanti, il fare continui cambi di direzione mette a maggiore prova le componenti meccaniche. Okay? Quindi il fatto di andare sempre in una direzione fin su e poi tornare giù minimizza il numero di cambiamenti di direzione e quindi lo sforzo meccanico. L'hard disk è meccanico, cioè il braccio è una componente meccanica, d'accordo? Quindi lo scopo principale dell'algoritmo dell'ascensore è quello di cercare di aumentare l'affidabilità del dispositivo, quindi cercare di evitare troppi cambi di direzione del braccio in modo da aumentare la durabilità del dispositivo. Okay? La prima politica è quella più e anche la più e anche la più semplice, l'abbiamo detto. È anche la più allora, se voi siete in coda per il panino da come si chiama? Come? È la più giusta, bravo. Perché? Perché se siete arrivati per primi e vi siete messi in coda come secondi, non è che arriva quello che è dietro di voi e gli danno il panino prima di voi, giusto? Quindi la prima politica, oltre a essere la più semplice, è anche la più giusta, perché rispetta l'ordine di arrivo delle richieste. Ok? La seconda è quella che invece cerca di essere la più efficiente. Perché? Perché, vedete, cerca di minimizzare il numero di spostamenti, si sposta sempre prima a servire le richieste che sono più vicine rispetto alla posizione attuale della testina. Però nel far questo potrebbe violare l'ordine di arrivo delle richieste. Ok? Quindi per il bene comune, il bene individuale viene a essere diciamo, danneggiato. Vi ricorda qualcosa questo? Quindi diciamo che la prima è quella più semplice da realizzare ed è la più giusta, però non necessariamente è la più efficiente. La seconda è quella che in teoria dovrebbe essere la più efficiente dal punto di vista di velocità di risposta alle richieste, però rischia di fare avanti e indietro tante volte, quindi potrebbe diminuire l'affidabilità del sistema. La terza cerca di coniugare un po' le due esigenze, quindi rimane comunque diciamo giusta nella direzione di spostamento, anzi no, non è detto perché non guarda l'ordine di arrivo, quindi semplicemente quello che cerca di fare è di minimizzare i cambi di direzione in modo da aumentare l'affidabilità meccanica del dispositivo. Allora, vediamo un po' come si vanno a applicare queste politiche su un caso concreto e questo è l'esercizio in modo da capire effettivamente cosa succede. Quindi l'esercizio vi dice: se è data una sequenza di richieste di lettura scrittura per i cilindri 10, 20, 15, 5, 40, 8, 35 pervenuti nell'ordine mostrato. Quindi mentre il dispositivo sta servendo un'altra richiesta, arriva la richiesta di servire una lettura o scrittura sul cilindro 10. Successivamente, ma ancora non è stata servita questa, arriva 20, 15, 5, 40, 8, 35. A questo punto, dopo che è arrivata la richiesta sul cilindro 35,
la richiesta che era in atto prima che arrivasse la 10 si conclude e quindi il dispositivo deve decidere come servire queste richieste. Okay? Quindi se utilizza la politica first in, first come, andrà in sequenza. Se utilizza la shortest, a seconda di dove si trova la testina, va a servire la richiesta più vicina. Okay? Se invece è quella dell'ascensore, dipenderà in che direzione si sta muovendo, se verso numeri di cilindro più alti o più bassi. Okay? E quindi fa la scelta in base a quello. Quindi l'esercizio vi chiede, assumendo un costo temporale di 5 millisecondi per lo spostamento della testina dal cilindro in cui si trova ad uno dei cilindri adiacenti, quindi ogni spostamento di cilindro costa 5 millisecondi, assumendo che la testina in posizione iniziale, quindi ha servito, ha appena finito di servire una richiesta sul cilindro 15, si determini il costo complessivo di posizionamento al termine della sequenza data per i tre algoritmi che abbiamo indicato precedentemente, illustrando anche l'ordine di selezione corrispondente. Notate che ci possono essere anche delle situazioni in cui c'è parità, ad esempio, se come è il caso ci troviamo sul cilindro 15, vedete che c'è già una richiesta nel 15, quindi la shortest va a servire prima quella perché lo spostamento è 0, però poi dopo vedete ha due scelte equivalenti, perché dopo 15 quali sono i numeri più vicini a 15? 10 o 20? Ok? Quindi lì decidete voi quale scegliere, oppure provate a trovare la soluzione in tutti e due i casi, quindi se scegliete prima 10 o prima 20, ok? Costo complessivo sarà dato dal tempo in millisecondi totali di spostamento, ok? Quindi vi lascio fare questo esercizio che dovrebbe essere più facile rispetto a quello precedente, vi dovete solo ricordare gli algoritmi di cui abbiamo parlato prima, quindi e quello che serve il primo di arrivo semplicemente va segue la sequenza, ok? Poi lo shortest, vi ho detto già qual è il primo cilindro che va a servire, la prima richiesta 15 perché si trova già su 15 e poi quella più vicino e continua così. Quella dell'ascensore, anche lì avete due possibilità, o in salita o in discesa, ok? Quindi anche lì sceglietene una o provate a farle tutte e due. Esatto. Allora, fate una scelta e andate avanti fino alla fine. La stessa cosa per l'ascensore, se poi vi è avanzato tempo prima che io dia la soluzione, provate l'alternativa. Ok? Comunque cerco di darvi abbastanza tempo per fare un po' tutte le prove. Ok? Quando qui si dice un costo temporale di 5 millisecondi per lo spostamento della testina dal cilindro in cui si trova uno dei cilindri adiacenti, si riferisce proprio a quelli adiacenti, quindi da 15 per andare a 14 si trascorrono 5 millisecondi, o da 15 a 16 passano 5 millisecondi, ok? Quindi il spostamento di una singola unità di cilindro, ok? Allora, vediamo la soluzione e poi possiamo decidere se fare la pausa e arrivare fino all'una e un quarto o non fare la pausa e finire all'una. Cosa preferite? No pausa? Alzate la mano chi non vuole fare la pausa. Chi non vuole fare la pausa. Ok. Allora, soluzione. L'algoritmo
first come, first served, effettuerà la seguente scansione con l'associato costo di posizionamento. Questo era facile perché seguite l'ordine con cui sono arrivate le richieste. Quindi si trova nel cilindro 15, deve servire la prima richiesta 10. Si deve spostare di 5 cilindri, ok? Poi da 10 va a 20, 10 cilindri, da 20 a 15, 5, da 15 a 5, 10, da 5 a 40, 35, da 40 a 8, 32, da 8 a 35, 27. Quindi complessivamente deve eseguire 124 spostamenti di posizione di cilindro, pari a 620 millisecondi, perché ogni spostamento, abbiamo detto, costa 5 millisecondi. Okay? L'algoritmo shortest, l'SSF, selezionerà invece il seguente ordine di posizionamento, che è quello di maggiore efficacia fra quelli compatibili con la logica dell'algoritmo. Cosa significa? Che a voi vi ho chiesto di fare tutte e due le possibilità, perché da 15 si può spostare o su 10 o su 20. Se avete fatto tutti e due i casi, vi siete accorti che la sequenza più conveniente è quella che passa prima per 10, okay? Perché si trova in 15, quindi può servire subito la richiesta su 15 con 0 spostamenti, quindi a costo 0. Da 15, abbiamo detto, può andare o su 10 o su 20. Se si sceglie il 10, si ha 5 spostamenti, poi da 10 a 8 2 spostamenti, da 8 a 5 3 spostamenti, da 5 a 20 15 spostamenti, da 20 a 35 15 spostamenti, da 35 a 40 5 spostamenti. Questo risulta essere più conveniente rispetto all'alternativa in cui andate a spostarvi da 15 a 20. Okay? Quindi il costo complessivo è di 45 spostamenti di cilindro, pari a 225 millisecondi, perché di nuovo ogni spostamento costa 5 millisecondi. La sequenza alternativa, vedete, era questa, quindi da 15 si va a 20, poi da 20 a 10, da 10 a 8, 5, 35, 40, per un numero totale di spostamenti che è 55. Quindi vedete, ci sono 10 spostamenti in più, pari a 275 millisecondi. L'algoritmo dell'ascensore si comporterà in maniera diversa a seconda della direzione di movimento iniziale. Assumiamo che sia verso l'alto, ossia verso i cilindri di posizione uguale o superiore a 15, si ottiene la sequenza da 15 si serve prima a 15, di nuovo senza nessun costo. Poi da 15 a 20, da 20 a 35, da 35 a 40, da 40 a 10, da 10 a 8, da 8 a 5. Perché questo? Perché si sta spostando in alto, quindi la prima richiesta che trova in alto è la 20, a seguire la 35, poi la 40, poi non ci sono altre richieste superiori e quindi inverte la direzione. Inverte la direzione, la prima richiesta che incontra è quella al piano 10. Okay, cilindro 10, poi 8 e poi 5. Okay? Qui vedete che un costo complessivo di 60 spostamenti di cilindro pari a 300 millisecondi. A fronte di una invece direzione iniziale in senso discendente, otteniamo la stessa sequenza selezionata dall'algoritmo SSF, la prima. Quindi vedete, se sta scendendo, serve subito la 15, poi scende a 10, 8, 5 e poi risale 20, 35, 40. Per cui in quel caso lì seleziona esattamente la stessa sequenza e quindi 45 spostamenti complessivi. Commento. Allora, vedete che la politica più giusta è quella anche più onerosa. Ok? Perché? Perché bisogna spostare la testina attraverso cilindri di posizione arbitraria, okay? Per cui vedete che addirittura in questo caso particolare
avete ben 124 spostamenti, ok? Invece le altre due politiche, in particolare vedete che la shortest è sicuramente la più efficiente, perché su due possibilità, in un caso implica 45 spostamenti, nell'altro 55 spostamenti, mentre quella dell'ascensore, vedete, in un caso è equivalente perché ha 45 spostamenti, nell'altro caso ha 60 spostamenti, però minimizza il numero di cambiamenti di direzione, quindi minimizza il lavoro meccanico che il braccio e il motore devono fare, okay? Il motore che sposta il braccio. Quindi vedete come di fatto le ultime due politiche vanno a rinunciare alla giustezza in favore dell'efficienza. Allora, questo esercizio spero vi abbia dato un po' un'idea di cosa succede quando arrivano più richieste. Quello che non considera questo esercizio però è anche il peso di ogni richiesta, perché una richiesta potrebbe richiedere la lettura di pochi settori, invece un'altra la lettura di addirittura anche cilindri adiacenti, ok? E anche il fatto che comunque di solito si cerca di dare un limite massimo di ritardo nel servire una richiesta, ok? Quindi non posporre troppo il fatto di dover servire una richiesta che è arrivata a un certo istante di tempo. Quindi ogni costruttore poi mette insieme tutte queste caratteristiche per decidere che politica adottare. Quindi di solito le politiche che poi trovate nei dischi tengono conto anche del peso di ogni singola richiesta e anche eventualmente pongono un limite massimo per il tempo di risposta ad una determinata richiesta. Per cui gli algoritmi diventano un po' più complessi di questi, perché devono considerare questi ulteriori vincoli. Salute. Va bene, allora, come ultimo esercizio della mattinata, torniamo a uno degli, a qualcosa di simile a quello che abbiamo visto come primo esercizio. Quindi si è dato un disco rigido con le seguenti caratteristiche: capacità di 512 GB, 4 piatti, quindi 8 facce, tutte e due le facce dei piatti sono considerate, 524.288 tracce per faccia e 1024 settori per traccia, velocità di rotazione di 10.000 giri per minuto, tempo medio di posizionamento della testina di 1,4 millisecondi. Si calcoli il tempo totale medio di trasferimento in millisecondi e senza contare l'attesa di un dispositivo e uno dei suoi canali, sia libero. Quindi sul libro questo è riferito come tempo di accesso, che occorre per trasferire 32 KB, assumendo che i byte da trasferire siano memorizzati, due casi, in settori contigui di una singola traccia, oppure in settori contigui di un cilindro, perché qui abbiamo più piatti e più facce. Okay? Quindi cercate di ricordarvi cosa abbiamo detto in quel caso. Okay. Quindi qui vedete, vi viene data la capacità del disco, il fatto che siano 1024 settori per traccia serve comunque sempre per correggere eventuali errori di approssimazione nei calcoli. Okay. Quindi sapete che la quantità di dati che sono presenti in un settore è dato come multiplo di 1024, scusate, in una traccia di multiplo di 1024, o meglio qui essenzialmente a partire dalla capacità totale, dal numero di tracce, dal numero di settori, riuscite a risalire alla quantità di byte che è contenuto in un settore. Quello vi serve sempre per aggiustare i vari arrotondamenti. Okay? E poi avete il tempo medio di posizionamento della testina. Quindi per rispondere alla domanda, mi serve calcolare essenzialmente il tempo di trasferimento, okay? Perché il tempo di accesso è dato dalla somma del tempo di SIC,
quindi il posizionamento della testina che vi viene già dato, la latenza, più tempo di trasferimento. Sapete quanti byte trasferire perché sono 32 kb. Okay? La variante è, i byte sono tutti memorizzati in settori contigui di una singola traccia oppure di un cilindro. Domanda. Esatto. No, solo il seek time, tempo di posizionamento. Ok? Altre domande? No, come al solito vi lascio lavorare e giro per banche. Allora, visto che tempo sta per finire, vediamo la soluzione. E poi vi lascio un testo da svolgere per casa, ok? Allora, soluzione A. Sappiamo che il tempo di seek, quindi posizionamento, è 1,4 millisecondi. Tempo di latenza lo calcoliamo con la solita formuletta, ok? Quindi il numero di giri al minuto è 10.000, dividiamo per 60, che è il numero di secondi in un minuto, e otteniamo il numero di giri effettuati in un secondo, quindi 1 su quella quantità vi dice quanto tempo impiega per effettuare un giro il disco, moltiplicando per 1000 otteniamo il dato in millisecondi, ok? Poi dividiamo per 2 perché la latenza è metà di questo tempo, il risultato è 3 millisecondi, vi viene così? Ok. Il tempo totale di trasferimento da cosa è dato? È dato dalla somma del tempo di seek, quindi di posizionamento, più il tempo di latenza, più il tempo di trasferimento dei 32 kb. Ok? Quindi abbiamo il tempo di seek, abbiamo il tempo di latenza, dobbiamo calcolarci il tempo di trasferimento. E lo calcoliamo con la nostra solita formuletta. Questa volta il tempo di trasferimento non è noto, però sappiamo quanti sono i byte da trasferire, 32 kb. Sappiamo qual è la velocità di rotazione in secondi, quindi è 1 diviso il risultato di questo rapporto. E N, che è il numero di byte per traccia, ce lo possiamo ricavare dalla capacità totale del disco, da quante facce il disco ha e quante tracce ogni faccia ha, d'accordo? Quindi il numero di byte per faccia sarà dato dalla capacità totale del disco diviso il numero di facce, quindi 512 GB diviso 8 è uguale a 2 alla 39 diviso 2 alla 3, quindi è 2 alla 36, ok? Questa è la capacità di una singola faccia. Poi il numero di byte per traccia sarà dato dalla capacità totale di una faccia diviso il numero di tracce, che è 524.288, 2 alla 19, quindi N, che è il parametro che mi serve conoscere per inserirlo nella formuletta, è 2 alla 36 diviso 2 alla 19, quindi 2 alla 17. Quindi il tempo di trasferimento sarà dato da 1000 per 32 kb diviso, questa è la velocità di rotazione, per n 2 alla 17. Quindi facendo i vari calcoli vi dovrebbe venire 1,5 millisecondi, giusto? Pertanto il tempo totale di accesso è dato da 1,4 più 3 più 1,5, quindi 5,9 millisecondi. Nel caso dei cilindri B, essendo i settori memorizzati in un cilindro, si possono leggere simultaneamente i settori posti su tracce che appartengono allo stesso cilindro, quindi collocate nella medesima posizione di facce diverse. Pertanto il tempo di trasferimento dei 32 kb deve essere diviso per 8, perché abbiamo detto in questo caso possiamo leggere e scrivere in parallelo sulle 8 facce, ok? Quindi i 32 kb sono distribuiti sulle facce. E quindi assumendo una distribuzione uniforme su ogni faccia abbiamo
il risultato dato da 1,4 più 3 che non cambiano, il tempo di seek, quindi di posizionamento e di latenza non cambia, quello che cambia è il tempo di trasferimento che è più veloce di un fattore 8. Quindi 1,5 diviso 8, il risultato è 4,5875 millisecondi. Ok? Avete domande sulla soluzione? Allora, qui trovate anche un testo di un esercizio, comunque vi inserirò il testo sul sito, quindi vi inserisco il testo con soluzione che abbiamo visto oggi e poi vi inserisco anche il testo che voglio che svolgiate per domani, quindi domattina iniziamo con la soluzione di questo esercizio, ok? Buona giornata, buon pranzo.